abbiamo un city airport, questo city airport che è raggiungibile in 10 minuti dal centro cittadino, va assolutamente implementato. Va implementato nel senso che l'aeroporto si sta muovendo, fornendo nuove destinazioni, nuovi punti di partenza ed arrivo. Il Comune di Genova sta cercando di far sì che la campata, la campagna, che il nostro aeroporto è in pieno centro cittadino, facilmente raggiungibile, da oggi anche con tariffe ridotte, scontate, diciamo. Pertanto è un qualche cosa di importante. Abbiamo più corse, un 50% in più rispetto all'anno scorso, una frequenza che passa da 50 a 25 minuti del Volabus, che è l'autobus che collega, come è noto, Brignole e Principe con l'aeroporto stesso, tariffe più competitive. I bambini fino a 8 anni non pagheranno, sarà gratuito il viaggio, avremo delle tariffe che si aggiungono a quella tradizionale di 6 euro che poi diventa 5 euro se acquistata su internet, come per esempio un carnet da 8 corse a 34 euro oppure il biglietto 3 corse a 13 euro, quindi più servizio e tariffe più competitive. Visto che arriverà tanta gente in più a Genova e tanta altra ne partirà con i nuovi voli nuovi, abbiamo messo assieme con AMT e il Comune un bel servizio che raddoppia il Volabus, riduce i prezzi di utilizzo della stessa linea e fa partire con l'AMT due bellissimi autobus nuovi con la livrea dell'aeroporto di Genova, vola da Genova, che è un aeroporto che è anche tuo, quindi farà pensare ai genovesi che volare da Genova è un contributo anche allo sviluppo dell'economia del nostro aeroporto, che sta facendo abbastanza bene.